Siamo all'interno del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Per l'ultima giornata di Cinema Ambiente abbiamo voluto mostrarvi il cuore della Mola Antonelliana e il centro nevralgico del cinema torinese. Siamo quindi giunti alla conclusione, ma prima di tutto, sigla! Ultima giornata dunque. Quest'oggi le tre giurie assegneranno i premi per il miglior film del concorso internazionale, quello nazionale e il concorso dei cortometraggi d'animazione. Nessuna indiscrezione è trapelata, però noi di Close Up proveremo a fare delle previsioni. A mio avviso il film migliore presentato nel concorso internazionale è Delta, il film greco sull'inquinamento del fiume Niger, ma penso che il premio verrà strappato dal film Who Killed the Electric Car di Chris Payne. Per quanto riguarda il concorso nazionale, penso non ci siano dubbi sulla vittoria della Via dei Farmaci, il documentario di Michele Mellare, Alessandro Rossi, e per quanto riguarda il concorso d'animazione penso vinca Louis Fox con Backwards Hamburger. Tutti i titoli sicuramente molto interessanti, Antonio, ma non mi sorprenderebbe la vittoria in campo internazionale del film messicano En el Hoyo, mentre per quanto riguarda i film italiani sarei piacevolmente sorpreso dalla vittoria di un film come La vita come viaggio aziendale per il modo divertente di rappresentare una realtà come quella degli italiani all'estero. Per quanto riguarda il concorso cortometraggi, mi piacerebbe molto se vincesse un film come Fridge, proprio per la capacità di raccontare un tema molto inflazionato come quello del surriscaldamento globale attraverso la metafora del frigo. Unica pellicola italiana presente in concorso internazionale documentari, Il mio paese di Daniele Vicari è un film che racconta l'Italia di ieri e di oggi, cercando di far passare il messaggio discutibile di un relativo cambiamento e miglioramento delle condizioni sociali e di vita negli ultimi 50 anni. Ultimo film italiano in concorso nella competizione dei documentari italiani è Dottor Mick e la foresta di Andrea Balossi Restelli e Bruno Chiaravallotti, che ha per argomento la tutela di una foresta in Tanzania. Con questo maestoso panorama salutiamo la Mola Antonelliana per trovarci fra poco in studio. Vi proporremo le immagini delle premiazioni e poi concluderemo con i nostri commenti. È appena finita la cerimonia di chiusura. Sappiamo benissimo quali sono i vincitori, ma non vi svegliamo nulla, vediamo le immagini della cerimonia. Il premio per il miglior cortometraggio va a The Fridge di Lucia Stanfestova. Vediamo la Stanfestova ritirare il premio sul palco del Cinema Massimo con il suo sceneggiatore Pavel Sobek. La menzione speciale Lega Ambiente è andata ad Antonio Martino e a Fabio Zambelli. Mentre ecco scorrere le immagini dei vincitori del concorso italiano documentari, Michele Mellara e Alessandro Rossi, con il documentario Le vie dei farmaci. Un meravigliato Chris Payne sale sul palco per ritirare il suo premio alla menzione speciale Golden Associates per il documentario Who Killed the Electric Car. L'altra menzione speciale va a Mika Peled con il suo film China Blue. Il premio al miglior documentario internazionale va invece a The Planet. Il Green Award viene aggiudicato da Jorge Pelicano con il film Ainda Pastores e il premio viene consegnato dal ministro per l'ambiente Alfonso Pecoraro Scanio. Allora, avete visto le immagini della cerimonia di premiazione, avete visto anche chi sono stati i vincitori, io li riassumo per chiarezza. Sono stati per il concorso d'animazione The Fridge di Lucia Stanfestova, nel concorso nazionale ha vinto Le vie dei farmaci di Michele Mellara e Alessandro Rossi, ne siamo tutti contenti. Nella stessa sezione sono state assegnate due menzioni speciali a Pancevo di Antonio Martino e a Mercanzia di Andrea Zambelli, e nella sezione dei documentari internazionali ha invece vinto The Planet con due menzioni speciali a China Blue di Mika Peled e Delta Oil's Dirty Business di Yorgos Avgeropoulos. Siamo riusciti a sentire le dichiarazioni a caldo di alcuni dei vincitori. Mandiamo il servizio.
Stiamo qui con Misha Peled e Chris Payne, che hanno vinto due menzioni speciali. Chris, Misha, what are your impressions? Chris, amica, quali sono le vostre impressioni sui premi appena vinti? Sono molto contento di aver vinto questo premio al Festival Cinema Ambiente e spero che questo possa spingere ancora la gente come me e Mika a fare film. Ripeto, sono molto felice e spero che inizierete anche voi a fare film sull'ambiente, perché questo è il momento giusto. Questo premio è arrivato 3 ore prima del mio compleanno. È il miglior regalo di compleanno che potessi ricevere. Pensate che festival come questo possano aiutare a risolvere i problemi ambientali? Sì, come ho detto prima durante la premiazione, quello che deve cambiare è la consapevolezza rispetto a questi problemi. E in questo senso i film possono rendere possibile un cambiamento. Adesso siamo tutti d'accordo nel dire che i film possono sensibilizzare l'opinione pubblica a proposito di questi problemi. D'altronde, Al Gore ha dimostrato che se fai un film che vedono molte persone, puoi davvero cambiare il mondo. Naturalmente questo è un festival importante, esattamente come quelli che fanno parte del network di festival ambientalisti. La mia speranza è che questi film possano essere visti il più possibile. Ok, thank you very much and congratulations. Okay. Thank you.